Il leader della Lega in queste ore ha avuto l'incredibile sfacciataggine di dire o si ridiscutono i trattati europei oppure tutto questo è un libro dei sogni. Benvenuto sulla Terra. Benvenuto sulla Terra. Credo che non ci sia dichiarazione più evidente nel, come dire, racconto fantasioso che stanno facendo, sempre legato a facile propaganda e non invece alla concretezza di una responsabilità di governo in questo passaggio. Quando uno butta la palla in là in questo modo è in evidente difficoltà. Peccato che non stiamo giocando. C'è l'Italia di mezzo, con la fatica di famiglie, imprese, cittadini di questi anni, il bisogno di certezze, soprattutto dal lato istituzionale, la voglia che in Parlamento c'è di lavorare su alcune questioni concrete e quindi una bella distanza tra quello che viene raccontato e quello che effettivamente sta accadendo. Per me questo, per noi questo è fondamentale ed è fondamentale raccontare l'alternativa possibile, l'alternativa credibile che anche in queste proposte, queste prime proposte che abbiamo presentato, noi vogliamo dimostrare di interpretare, anziché vagheggiare lotte alla povertà con strumenti impossibili, si faccia immediatamente l'allargamento del reddito di inclusione contro la povertà.